Lorenzo Vito, direttore sportivo del settore giovanile dell'US Avellino. Questa sera si presenta un importante partnership con l'Irpinia Sport. Sì, buonasera, siamo qui per sposare questo progetto con il calcio femminile qui ad Avellino, una realtà che in Italia nei settori giovanili, nei grandi club, sta prendendo molto quota. Siamo qui a disposizione della società, sia dell'US Avellino, che ci ha incaricato di sposare questo progetto, sia con il calcio femminile qui rappresentato dai signori qui presenti. Ma niente, l'attività che noi sicuramente, come settore giovanile, visto che fanno parte anche loro del nostro vivaio, diciamo, delle lupacchiotte, non lupacchiotti, lo seguiamo, mandiamo delle persone a vederle, perché abbiamo anche qualche piccolo osservatore che lavora nel calcio femminile in Serie A, come calcio femminile in Serie A, mandiamo a vederle per vedere un po' se c'è qualche sviluppo anche per loro, sia come facciamo noi per i nostri giovani, per la prima squadra. Anche qui mettiamo ste basi per provare a mandarle in società di Serie A che fanno calcio femminile in Serie A, perché abbiamo diversi contatti. Non elenco le squadre per educazione, ma abbiamo dei forti contatti con squadre che attualmente fanno il campionato di Serie A professionistico femminile. Quindi, diciamo, il vostro intento è quello di far crescere il settore giovanile femminile in Irpinia, appunto, con la collaborazione di una realtà che, appunto, che è consolidata. Certo, sì, anche per far crescere diciamo, le future calciatrici irpine a livello nazionale e internazionale. Perché purtroppo è un progetto che noi spostiamo tutto l'arco irpino, cioè tutto il settore giovanile, e adesso fanno parte della nostra famiglia calcistica dell'US Avellino la squadra femminile. Allora, le squadre del settore giovanile, lei deve sapere che noi stiamo nascendo adesso come nuovo settore giovanile dell'US Avellino 1912. Ci siamo organizzati e ci stiamo organizzando, però è anche da dire che non è che è venuto Enzo Vito oppure Rosario Lamberti e vinciamo i campionati. Questo no, noi abbiamo un progetto che va dai 3 ai 5 anni, e in quest'arco di 3-5 anni cerchiamo di fare bene, ma più importante non vincere le partite è sfornare giovani importanti e interessanti per darle alla prima squadra, perché quello è il settore giovanile. Non bisogna vincere le partite, ma bisogna coltivare ragazzi per il futuro, per passarli in prima squadra, e così si va avanti nei grandi club, non comprando giocatori, non so, soldi, chissà quanti soldi, che poi ce l'abbiamo in casa, perché nell'Alto Irpinia pure abbiamo dei giovani interessanti, sia nell'Alto Irpinia e tutto il territorio campano. Poi un'altra precisione che vorrei fare, purtroppo non so, ma l'anno scorso, dico io, il settore giovanile è andato male e nessuno lo criticava. Io non ho capito perché stanno criticando questo settore giovanile, ad Enzo Vito, a Lamberti, all'US Avellino. Ci hanno criticato che nel settore giovanile noi, se non paghi, non giochi. Non è così, perché io ho lavorato nel calcio a livello internazionale. Sono stato al Bristol City in Serie B, ho fatto il direttore sportivo. Sono stato in Lega Pro, ho cambiato 3 club: L'Aquila Calcio, DS in prima squadra, Campobasso Calcio, DS in prima squadra, San Giustese Calcio, DS in prima squadra, tutta Lega Pro. Paganese Calcio, DS in prima squadra, sempre Lega Pro. In più ho un'esperienza con la nazionale algerina e ho contatti con società di Serie A, l'elenco: Genova, Torino, Chievo, Verona, Atalanta, Empoli, e pagano il convitto. Ma perché qua ci devono criticare? Pagano il convitto, questo l'ha scritto anche l'US Avellino, il presidente, cioè che i ragazzi pagano una retta per mangiare, dormire, trasporti, luce, gas, tutto, una retta di 450 euro al mese, di 15 euro al giorno per stare bene, ma non lo facciamo per scopo di lucro, perché non ci entra niente in tasca. E non so perché devono criticare il settore giovanile dell'US Avellino. A Genova si paga, a Bergamo si paga, in altre società si paga, a Barcellona per andare in prova, a Barcellona, qua parliamo di Barcellona, per fare una settimana lì in prova, pagano. Ma perché qua ci devono criticare? Ditemi voi se sto sbagliando. Boh, se sto sbagliando mi dite voi. Io credo che non stiamo sbagliando, perché non stiamo rubando, stiamo lavorando onestamente, abbiamo creato un settore giovanile all'avanguardia. È vero che siamo all'acetone, però mai dire mai nella vita, però l'abbiamo organizzato a livello all'avanguardia come tutti i settori giovanili, e partiamo da zero, siamo partiti da zero, perché un settore giovanile che si è rifondato, ma dateci almeno tempo, io questo dico. Poi voglio precisare un'altra cosa, posso?
voglio precisare, l'episodio di sabato mi hanno definito come un killer, ma lei non so se ha visto i giornali il mattino, stamattina, come il killer, un dirigente dell'Avellina, non so che hanno scritto, che addirittura che io ho assalito l'arbitro. Mi sono spacciato per sindaco, ma sono tutte menzogne e queste sono cose che invangano sia l'US Avellina e il sottoscritto. Le spiego cosa è successo perché lo devo spiegare. Un segnalino ha detto vicino all'arbitro, in direzione dell'arbitro, quel bastardo deve uscire fuori, quel bastardo è il sottoscritto. Io sono stato nelle mie, a fine della partita me ne sono andato fuori e l'ho criticato da fuori come tanti spettatori. A fine partita mi sono avvicinato all'arbitro e ho detto che lei doveva applicare il regolamento, ma parliamo per il calcio di rigore negato all'US alla primavera dell'Avellino. Non mi riferivo a altre cose perché è finito là. E io queste parole che ho detto sono state queste testuali parole, perché il segnalino ha detto chi è quel signore? C'era il sindaco, ho detto è il sindaco. Non è successo niente, queste sono state le frasi esposte dal sottoscritto. Mi hanno fatto spacciare per sindaco, hanno detto che ho assalito il sindaco. Sono solo menzogne per infangare il settore giovanile e l'US Avellino. Però dovete sapere che noi siamo irpini. Io ho giocato anche con l'Avellino Calcio Primavera e sono irpino. Sinceramente non funziona così, non ci possono discriminare in questo modo. Ma poi quando mi mandano un arbitro di Salerno e due segnaline di Castellammare, mi dica lei se posso sbagliando, avete visto la partita Salernitana-Avellina di prima squadra come si sono comportati. Ma che mi potevano fare secondo lei a me? Solo infangare, criticarci e ammazzarci. Questo è successo. Però io vi chiedo rispetto, come io rispetto voi, dovete rispettare il settore giovanile dell'US Avellino, perché è l'US Avellino. Sinceramente siamo un pochino stufi su questo fatto qua, però stiamo lavorando bene, puliti, siamo coerenti con tutti, perché quando viene un ragazzo da noi ci diciamo le problematiche. Tu puoi fare anche il pendolare, vai avanti e indietro, non ti costringiamo a pagare il convitto, perché il convitto non lo pagano a noi, pagano per mangiare. Ma lei si rende conto che io per mangiare tra ristorante, colazione, pranzo e cena, dormire, ci abbiamo un costo di 15 euro. Vedete se stiamo prendendo soldi in più. Non è a scopo di lucro, siamo coerenti con tutti, però non ci possono massacrare i media, ma poi media avellinesi, irpini. Ma se mi viene un medio di Bolzano lo voglio pure credere, ma non posso, che io sto in questa città, stiamo facendo bene per il bene della città dell'US Avellino, criticarci. Vi chiedo solo questo, niente di più.